Luoghi e figure cittadine, ricordi regini, è il titolo di una serie di appuntamenti, al momento tre, che saranno inseriti nel nostro palinsesto organizzativo. Si tratta in pratica di una lettura e anche con delle analisi su una pubblicazione del professor Guido Miggiano, edito per la Ruffa, dal titolo Ricordi della vecchia Reggio, bozzetti di vita cittadina. Quindi andremo così a ripercorrere, sfogliare l'album della memoria, parlando di personaggi, ma soprattutto anche ricordandoli, così come ricordando alcune location cittadine che erano un punto di incontro soprattutto dal punto di vista culinario. Quindi mi auguro che questo percorso possa essere di vostro gradimento e vi auguro una buona visione. Quando i reggini di qualche generazione fa volevano recarsi fuori porta per svagarsi un po', abbandonarsi ai piaceri della buona tavola e degustare il vino generoso della nostra terra, avevano a disposizione tre marce direzionali che erano poi tre poli di attrazione specialmente per i devoti del dio Bacco. Questo è quello che andremo così a leggere e a farvi così ricordare, far ricordare una pubblicazione di due volumi, titolata Ricordi della vecchia Reggio a cura di Guido Miggiano. Verso sud, verso nord e proprio sulla spiaggia le accoglieva Ulupinaru. Verso levante c'era Ucavalaru con tutta la sua attrezzatura e a sud, dove è oggetto di analisi di oggi, verso sbarre c'era invece Umindu, che come risonanza teneva degnamente il secondo posto dopo il Cavolaro e prima del Lupinaro. Nonché non ci fossero qua e là altri posti caratteristici, prosegue Guido Miggiano, dove si potesse bere un buon bicchiere di vino preceduto e inframmezzato da acconce cibarie che lo rendessero appunto più desiderabile, ma questi tre erano i nomi che correvano sulla bocca di tutti. Così non mi resta, prosegue Miggiano, che chiedere scusa per esempio agli eventuali ascendenti dell'attuale cippa della contrada Eremo e a quelli della rimodernata e accogliente Bedda di Gebbione, che si è perfino italianizzata e che ora, al momento appunto della pubblicazione di questo saggio, appunto prosegue, si chiama La Bella. A tutti i titolari, insomma, degli attuali ritrovi dislocati dal rione Modena a Sasperato, da San Brunello a Vito Inferiore, dal Ravagnese a San Gregorio, da Loreto al Soccorso, da Sant'Anna a San Giorgio Extra, che vantano antiche tradizioni di buon vino e di eccellente cucina. Escludo di proposito i locali del centro cittadino perché di essi occorre fare un discorso a parte. E così come ci siamo interessati direttamente del Cavolaro e incidentalmente del Lupinaro, quando abbiamo parlato di pizzate e di lupini, vogliamo ora parlare del terzo personaggio che è affiorato nei nostri ricordi, Umindu. Mentre il Cavolaro ed il Lupinaro avevano assunto la denominazione certamente dall'attività marginale che potevano essere la coltivazione dei cavoli per il primo, appunto Cavolaro, il trattamento e la dolcificazione dei lupini per il secondo, lupini in dialetto, al terzo proveniva da un difetto fisico consistente nella mancanza di un orecchio, forse dalla nascita. Mindu, nel nostro dialetto, quindi qui andiamo a trovare anche qualcosa di antico che fa parte dello slang reggino, significa infatti mozzo orecchi ed il popolo fa presto a dimenticare nome e cognome di un individuo per caratterizzarlo più incisivamente con un nomignolo, che può derivare forse più delle volte anche da una menomazione fisica. Per quanto il nostro personaggio
un nome e un cognome di avesse, si chiamava Giuseppe Fasci ed era un uomo generoso e un lavoratore infaticabile, nonché accanito giocatore di 3-7 e all'occasione, ed eccezionalmente con il suo apparato boccale, si configurava un'ottima spugna per il liquido che erogavano le sue botti. Il locale si trovava a 2 passi dal Ponte di San Pietro, su quella che oggi è la via Pio XI, ed era un po' diverso dall'attuale, che ancora si fregia dell'appellativo famoso perché sull'insegna si legge Vino Buono alla Grotta Umindu. Oggi qui si vende soltanto vino buono, ma ai tempi del titolare non era tutta, era tutta un'altra cosa. Non solo il Fasci aveva un estro particolare nella scelta dei mosti da imbottare, per cui disponeva sempre dei vini generosi, ma le sue pizzate, che erano più fragranti focacce di Gran Turco, gareggiavano in bontà con quelle del Cavolaro, mentre le sue frittole, i suoi curcuci, le sue salsicce, se non superavano quelle del taverniere di Spirito Santo, erano certo sullo stesso piano. Oggi la pubblicità e la televisione ci riempiono le orecchie con le carni di maiale magro. Ai tempi cui mi riferisco, continua nella sua lettura Guido Migiano, più grasso era il maiale, tanto più apprezzabili erano le sue carni e le frittole, che avevano 3 dita di tasto, cioè di spessore, erano appetitose ed allettanti, pure se non disdegnavano di stare insieme alle costolette e ai gamboccelli nereggianti di pepe cosparso e guarnite di fette d'arancia, che diventava più gradita se cotta nella caldaia insieme alle frittole, ed in linea eccezionale con qualche metro di salsiccia, dato che quest'ultima preferiva finire in graticola sopra i carboni roventi. Non mancavano le melanzane in salamoia e i sottaceti, preparati dagli stessi familiari del trattore, coi prodotti dell'orto attiguo al locale. Il vano adibito a cucina, col soffitto costituito da coppi poggiati sui cervoni, era annerito e fuligginoso per il fumo che si sprigionava dai fornelli sempre accesi e più della legna che alimentava il fuoco sotto la caldaia, che settimanalmente, nella stagione adatta, conteneva le carni dei maiali destinate a diventare frittole. Quindi i cervoni, vediamo un po' cos'erano i cervoni. Allora, erano delle sbarre piuttosto lunghe di legno, di castagno, che venivano disposte sulle travi principali del tetto per raccogliere le tegole ricurve, i cosiddetti coppi. Allora, non mancavano le melanzane in salamoia e i sottaceti preparati dagli stessi familiari del trattore coi prodotti dell'orto attiguo al locale. Quindi dicevamo dei cervoni, il vano adibito a cucina col soffitto costituito da coppi poggiati sui cervoni era annerito e fuligginoso per il fumo che si sprigionava dai fornelli sempre accesi e più della legna che alimentava il fuoco sotto la caldaia, che ogni settimana, come dicevamo prima, nella stagione adatta, conteneva le carni dei maiali destinati a diventare frittole. Abbiamo così ripetuto volutamente questi passaggi. Continua Guido Migiano in Ricordi della Vecchia Reggio. A proposito di stagione adatta, essa cominciava e comincia ancora con le feste del mese di settembre in onore di Maria Santissima della Consolazione per finire ad aprile. Dopo Pasqua non si macellano più maiali, mentre le frittole riposte nella sugna, nei recipienti di terracotta, vengono, forse è più esatto dire venivano, tirate fuori a maggio per accompagnare fave fresche e piselli appena sgusciati che prendevano il posto dei broccoli e dei cavolfiori. C'è a questo proposito un proverbio dialettale che ci ricorda come broccolo, gnoccolo e cavoliciuri dopo di Pasqua non servono occhioni. Broccoli, gnocchi e cavolfiori dopo Pasqua non sono più buoni. Infatti, mentre il tipo di ortaggi cambiava, gli gnocchi venivano addirittura accantonati perché da noi non si concepivano se non conditi con il ragù di maiale. E in quanto al ragù, per chi non voleva rinunziare ai classici du Filiceddu i pasta,
Umindu ci sapeva proprio fare. Ma non si andava da lui per mangiare la pasta. Da lui si potevano gustare le famose pizzate che andavano farcite con frittole, ma specialmente con corcuci. È chiaro però che sia le focacce di Gran Turco come le carni di maiale, variamente trattate e manipolate, non erano che la scusa per fare calare da qualche centimetro il livello del liquido color rubino che era contenuto nei capaci botti di cui ho fatto cenno, continua Guido Migiano. Botti che erano generose al punto da far girare la testa allo stesso proprietario, fargli perdere la saldezza delle gambe e defraudarlo di qualche lettera dell'alfabeto nel discorso, mentre egli era bramoso di divenire tanto più facondo quanto più la sua lingua perdeva di mobilità e scioltezza. Ma il fenomeno era passeggero e limitato a una ristretta cerchia di compagne ammesse a delibare con il proprietario quel determinato vino di quella determinata botte che avrebbe certamente meritato di essere contrassegnata col famoso est, che caratterizzava la qualità superlativa dei vini. Questo era Umindo, di lui non rimane che il nome, e speriamo la generosità del vino che i nipoti perpetuano, uno alla Grotta, che è il locale della tradizione, e l'altro in una moderna fiaschetteria con annesso biliardo sempre sulla via Pio XI. Ad essi, conclude Guido Migiano, auguriamo la fama e la notorietà del nonno, che è stato un personaggio della vecchia Reggio. Io onestamente ricordo qualcosa a riguardo questo locale, appunto sito in via Pio XI. Diciamo quello che possiamo definire adesso un underground, si scendeva proprio a livello di strada, c'erano delle scalette e si scendeva sotto appunto in questi locali. Ricordo i tratti somatici dei frequentatori, la luce fioca e tanta allegria. Comunque questo è quanto riporta Guido Migiano in Ricordi della vecchia Reggio. Questa pubblicazione è datata aprile 1992. Grazie. Dopo aver letto le pagine del professore Migiano, entriamo nel vivo dell'argomento e adesso i vivi ricordi di Giovanni Fasci, che appunto ci dirà anche magari degli aneddoti a riguardo il famoso punto di ritrovo Umindo. Buongiorno a tutti. Ecco, come aneddoto, il primo aneddoto può essere questo. La gente che veniva da Messina durante il periodo delle feste della Madonna della Consolazione, per prendere un mezzo di trasporto e arrivare fino a Piazza Duomo, si serviva delle famose carrozze. La gente arrivava, dice: dobbiamo andare a Piazza Duomo, però vogliamo andare pure all'osteria di Fasci. All'osteria di Fasci gli faceva il cocchiere, all'osteria di Fasci, ma non c'è nessuna osteria di Fasci. In effetti Fasci non era conosciuto per niente, in effetti era il Mindo quello che era conosciuto. E infatti quando si sforzava il cocchiere gli diceva: ma il posto è lì dove c'è la fossa, dove c'è il carcere. Ah, ci voglio... Allora Umindo, ecco, qui conosce a Fasci, noi conosciamo Umindo. E così, tanto per dire, insomma, no? La nomea era quella del Mindo, dove si beveva vino, si mangiavano olive salate, si mangiavano lupini, formaggi, ma soprattutto il sabato le famose frittole, no? Messe su a cuocere a mezzanotte, e pronte non prima delle 10 di mattina. Quindi, tanto per dire. Per il resto poi il tempo passa, c'era il mio bisnonno, mio nonno, fino Quindi ad un'antica arrivare attività, allora, il bisnonno addirittura. a... Sì, è un'antichissima attività, credo che
questa attività sia durata negli anni oltre 100 anni, oltre 100 anni, perché partiamo dal bisnonno e vorrei svelare il nome, il soprannome, il nomignolo, da che cosa deriva. Il mio bisnonno, più che la bottega del vino, aveva le vigne. Avendo le vigne ed era un vecchio colono ormai, cosa faceva? Si metteva sotto un albero in alto della collina e controllava gli operai, quelli che facevano la vendemmia. Ogni tanto, poveretto, dopo ore e ore di lavoro, qualcuno si alzava per addrizzarsi un po', eccetera, eccetera, ma lui, imperterrito, da sotto l'albero lo chiamava: «Ehi tu, che fai? Lavora, altrimenti te taglio i ricci e te faccio mindareggio». Quindi un vecchio termine dialettale, allora. La parola mindo significa privo di orecchie. Ecco per cui lo hanno chiamato mindo, mindareddu, mindo, quello che rende mindareddi le persone. Quindi non è vero ciò che dice il professore Miggiano, umindo, perché magari aveva un problema all'orecchio. Quindi questo termine... No, non aveva nessun problema all'orecchio. Ok, umindo, ok. Umindo è perché lui minacciava le persone, okay, che secondo benissimo. Lui lavoravano, va bene, va bene. Poco. Sì, te tagli i ricci. Che te tagli i ricci. Vabbè. Sicuramente il professore Miggiano, non sapendo, non è che l'ha fatto per cattiveria, vabbè, no, ok. Sicuramente questa, infatti io l'ho anticipato io, che questa cosa non l'avevo mai detta a nessuno, non se ne parlava, anche perché non c'era molta gente curiosa che chiedeva, ma perché Mindo? Mindo e basta, insomma, non... adesso si è più curiosi. Sì, certo, no. Passati, beh, è anche importante ricordare questi personaggi e questi luoghi di una città che purtroppo non esiste più. Quindi, e oltre al Mindo c'era Lupinaro e poi qualche altro locale, erano tre, diciamo, quattro. Villeggiante, che io so che era all'Eremo. Beh, Villeggiante sicuramente sarà venuto dopo, no? Era più giù. Sì, no, i più anziani di Reggio era prima il Mindo, poi Ugocciolaro. Che clientela c'era? C'era la più svariata delle clientele, sicuramente gente che amava il vino, gente genuina, Un'altra furbizia che adottava mio padre quando ha cominciato a prendere le redini lui dell'osteria era quella di portare formaggi, lupini, olive. E quando io mi sono fatto un po' grandetto all'età di 13-14 anni e stavo lì a servire ai tavoli, mi diceva: Giovanni, oh Giovanni, dagli olive e formaggio, più olive mangiano e più fino vivono. E così, tanto per dire, una forma di marketing, diciamo. Una forma di marketing. E poi il sabato era una festa, perché con le frittole si raggiungeva l'apice della settimana, insomma, no? La gente arrivava verso le 11:30, le 12 a mangiare e se ne andava via alle 5. Insomma. Quindi l'attività lavorativa iniziava già mattinata? Sì, no, l'attività lavorativa lì... H24 quasi. Era aperto perché, viva Dio, c'è gente che alle 8 di mattina si prendeva il caffè e gente che alle 8 di mattina si prendeva il bicchierotto di vino. E, diciamo, oltre a mangiare, a cenare, a pranzare, c'erano, diciamo, delle attività, no, diciamo, all'interno? Non era un ristorante. Sì, era certo. Una tipica osteria dove si pizzuliava, se potevo usare un termine calabrese. Si pizzuliava con un biscotto di grano, olive, tutte queste cose, melanzane. Io ho dei vaghi ricordi, mi sembra che c'erano dei giochi all'interno, non so, oltre a quello delle carte e altro, no. Dei tornei col vino forse. Era quello delle carte, scopa e briscola. E briscola. E c'era, oltre ai locali dove erano conservate una quindicina di botti di grosso calibro, c'era un ampio cortile dove d'estate
venivano armati da 10 a 15 tavolini con le sedie e la gente si giocava il bicchieretto di vino a scopa o a briscola. E come era strutturato il locale? Il locale era in che senso? Tipo, cioè c'era su via Piondicesimo? C'era su via Piondicesimo si scendeva, Ok. Con una rampa di scale, infatti non era chiamata l'osteria Rumindo, ma era Tafossa. Tafossa. Bene, si facevano questi 10 scalini a scendere e c'erano 4 stanze belle ampie, va bene, e da queste stanze c'erano 2 accessi in questo cortile dove c'era una figara mulingiana di quelle belle spaccate, c'era una limonara, c'erano alcune piantine e poi da lì a una... da quant'è che aveva preso la gestione mio padre, è diventato un palmento dove facevamo il mosto noi direttamente. Ah, quindi c'era la vostra produzione allora? Era gli ultimi 40 anni di attività, è stata una gestione, compravamo l'uva sulla pianta, sulla pianta Pachino, Giro, in Sicilia, sì. E facevamo direttamente noi il mosto. Noi, diciamo, mio padre e io, insomma, no? avevamo preparato una sorta di scivolo per comodità di trasporto delle cassette di uva, perché da dove arrivava il camion a dove c'era il palmento c'erano più di 20 metri da fare, quindi alla fine ci siamo organizzati per questo. L'attività è durata fino agli anni 70 o prima forse? No, un po' più avanti. Più avanti. L'attività è durata fino a... io avevo 27-28 anni, quindi è durata fino all'80, 80-85, la bottega del vino. Quindi poi quasi 2 secoli allora di attività, più o meno, quasi 2 secoli più o meno. Se non 2 secoli... Quasi, insomma, quasi, nei pressi. Insomma, molto vicino. Sì. Com'è cambiato il quartiere e la città di Reggio? Ah, guarda, da quant'è che abbiamo chiuso l'attività, io in quel quartiere non ci sono... più stato. Una volta morto mio padre, morta mia madre, mi costa tanto passare da quelle zone perché i ricordi che affiorano sono notevoli e quindi mi piace ricordarlo da lontano. Andare a vedere adesso dove c'era la bottega e c'è un rudere che è stato acquistato da altre persone, ma non hanno fatto niente, l'hanno lasciato lì decadere. La natura ha fatto scempio. Va bene, io ti ringrazio per la disponibilità e sensibilità dimostrata e ti auguro buona visione. Grazie a voi, grazie a voi.